Assalamu alaikum, fratelli e sorelle, rieccoci qua. Spero che tutti voi state bene, che state passando un bellissimo Ramadan. Oggi ho deciso di farvi vedere un video che, quando l'ho scoperto, sono rimasta molto scioccata. Quindi ho deciso di farvelo vedere e di farvi sapere quello che sta succedendo in Norvegia. Ovvero che un politico sta cominciando a far mettere comunque conflitti tra le religioni, bruciando il Corano. Guardiamo insieme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Last week I made a video about a particular pipsqueak, a particular delinquent, a particular ruffian, an individual, a fool, blockheaded fool, who's coming out and burning the Quran on a weekly basis, thinking that he's harming Islam and the Muslims thereby. Unfortunately, for him, I have to say, he's come out and done it again. Let's take a look at the video of him being aggressive and burning the Quran, coming out of masajid, people trying threatening behavior to people, and come back and see. As you can see, this fool thinks he's getting something done. He's achieving something, that the objective is being met. I'll tell you what objective is being met. What objective is being met is that you're actually helping us raise money to establish Islam and Muslims in Norway. In fact, the video that we done last, 80,000 euros were raised. That's thanks to you, Lars Thorns. I wanted to thank you personally. Again, you know, that's 80,000 euros. You can get a lot with that. And as I promised, every time you burn a Quran, that's a promise of mine. Yes, and the promise of the Muslim community. It was the promise of the Muslim community. That every time that you burn the Quran, there'll be 50,000 euros to your name. That you'll be yourself the chief fundraiser. Thank you so much, Lars Thorn, for fundraising by doing antagonizing the Muslims, making the Muslims angry, making the Muslims give charity in the last 10 nights of Ramadan, which is what you're doing, which is what it is now. You're encouraging the Muslims to do this. But not only that, but you've actually come out, you had the audacity, you had the bravery to challenge me to a debate, to challenge Muhammad Hijab to a debate. No problem, I accept the debate. I'll come down to Norway. Let's debate, is Islam true? Let's debate anything you like. You can bring whatever you want and we'll have a discussion. Not just you, but that political leader in Sweden. Maybe when I'm done with you, I'll go, you know, it's only a 1 hour flight or something to Sweden and I'll deal with him as well. But for now, what I will say is, for the Muslim community, as we promised to the people, that every time this man burns a Quran and he creates a ruckus in our community and he creates some problems in our community, that you're going to yourself, Lars, as the chief fundraising officer, you are going to now help us raise another 100,000 since we're now in the last 10 nights of Ramadan. So this is the time for everybody to go full throttle, to honestly, don't just let your right hand spend and forget about. Don't even inquire. Don't even look back. مَا نَقَصَ مَالٍ مِنْ صَدَقَةٍ. As the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, that mal or wealth does not depreciate from giving in charity. And on the flip side, one thing which we or individuals on the Day of Judgment, maybe like Lars Thorn himself, who's going to be burning in the hellfire himself, inshallah, if it continues at the pace, is that burning in hellfire? Yeah, is that they will be saying وَمَا صَدَّقَ وَمَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. The one thing they'll be regretting is the fact that they haven't even given charity. We don't want to be like these individuals who regret not giving the charity in days like golden days like this. Tonight may be Laylatul Qadr. You must give the charity, we must go forward, we must continue the cause. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, veramente questo video è bruttissimo a guardarlo. Immaginate in questo momento cosa fareste appunto se siete lì. Immaginate se dovete vedere questa situazione face to face
lì davanti, vedere bruciare il Corano davanti ai tuoi occhi, sarà bruttissimo. Io veramente prego per tutte quelle persone che stanno avendo questa situazione in Norvegia, pregherò anche per loro, pregate anche per loro perché stanno avendo una bruttissima situazione. E sarà veramente bruttissimo vedere bruciare il Corano, vedere sentirsi minacciati religiosamente in una città che dovrebbe essere di piena libertà e uguaglianza. Appunto, io volevo dare un punto a questa situazione perché ogni religione insegna la pace, è l'unione, l'uguaglianza. Ora io vorrei capire, questo politico, che religione sta praticando? Perché quello che lui sta facendo è minacciare la gente, a prescindere che siano musulmani o no, ma sta comunque minacciando gente religiosa, ovvero in questo caso i musulmani. Ora dico, bruciando il Corano, cosa pensa di fare? Io vorrei capire che intenzioni ha. Vuole creare guerra? Vuole mettere fine all'Islam? L'Islam non sarà, non finirà. Può bruciare quello che vuole di materiale, ma noi l'Islam l'abbiamo dentro. Noi impariamo il Corano a memoria, tutto. Quindi, anche se il Corano sarà bruciato in tutto il mondo, noi lo sappiamo, mashallah, alhamdulillah. Quindi, l'amore che abbiamo noi per l'Islam, nessuno ce lo può togliere. Quindi, quello che io voglio far capire comunque a tutti noi, parliamo tanto che l'Islam è una religione di terrorismo, una religione bruttissima, ma guardiamo la realtà, guardiamo i fatti, guardiamo tutto quello che non stanno facendo vedere in TV, ma tutto quello che gira sui social contro l'Islam, contro le persone che comunque vivono veramente sotto guerre, contro questo tipo di situazioni bruttissime. Che appunto ci sentiamo minacciati noi musulmani. Cosa stiamo facendo noi contro gli altri, contro le altre religioni? Non stiamo facendo nulla, stiamo semplicemente sopportando quello che gli altri stanno facendo. Questo è quello che comunque io volevo farvi capire, che comunque volevo esprimere, ovvero la mia opinione su questo video e anche in generale. Io comunque in altri video avevo già fatto un'introduzione riguardo le religioni e le guerre che ci sono state, che non ci sono state guerre di religioni, soprattutto da musulmani o per l'Islam o contro altre religioni. Quindi io penso di poter concludere qui il video. E quindi vi chiedo veramente di pregare per tutta questa gente e il messaggio appunto che vorrei dare è che l'Islam è una religione di pace e uguaglianza. Io non credo che avrete mai visto un musulmano bruciare la Bibbia, bruciare qualche altro libro di altri tipi di religioni o minacciare in questa gravità un'altra religione. Quindi voglio anche dire che comunque noi tutti musulmani dobbiamo avere tanta pazienza, appunto perché il Corano, l'Islam in sé ci ripete tante volte di avere pazienza, anche perché comunque non dobbiamo preoccuparci perché l'Islam dominerà il mondo un giorno. Quindi dobbiamo avere pazienza e pregare per tutte quelle persone che stanno subendo queste bruttissime cose, a parte il fatto di bruciare la Bibbia, ma proprio in generale nel mondo sono altri tipi di persone che stanno veramente soffrendo. E dobbiamo anche pregare per le persone che stanno facendo il male, per diventare, inshallah, brave persone e comunque avere, inshallah, una città, un mondo di uguaglianza, dove non ci sono queste differenze di religioni, di qualsiasi altro tipo di differenza di popolazione. E appunto anche vorrei anche dire, perché pensandoci, loro bruciando il Corano stanno dando un'immagine brutta dell'Islam, ma se parliamo di fatti, sono loro che stanno facendo qualcosa di male contro di noi e non noi contro di loro. Quindi è una cosa anche brutta, perché comunque già in generale nel mondo quando pensi l'Islam pensi già qualcosa di negativo, quando invece l'Islam è tutt'altro, quando invece la gente dovrebbe proprio informarsi, studiare anche altre lingue, ampliare la propria conoscenza e sapere cos'è l'Islam, chiederti cos'è l'Islam, perché fanno così. Quindi con questo concludo
Ho già dato comunque la mia opinione. Vi ripeto sempre di fare tante preghiere, specialmente perché è mese di Ramadan. Di essere pazienti, di dare tanto beneficenza e di dare tanta pace, inshallah. Assalamu alaikum.